Siamo dati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, questo splendido Vangelo della sesta domenica di Pasqua, che è tolto, è una piccola sezione, una piccola pericope del discorso di addio che San Giovanni colloca nei capitoli 14, 15, 16 e 17 del suo Vangelo, un discorso molto lungo fatto da Gesù subito dopo la lavanda dei piedi e l'istituzione dell'Eucaristia, prima di uscire dal cenacolo e quindi dirigersi verso la passione. In questo stralcio che abbiamo letto ci sono tre sezioni distinte. Una è stata già approfondita nella Santa Messa di ieri sera, che era prima, quella sull'amore di Gesù: se uno mi ama osserverà la mia parola, e se uno mi ama io e il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi una vita di intima comunione con Dio che si realizza attraverso un rapporto intenso di amore verso Gesù. Già ieri sera ricordavamo durante la messa la splendida sezione dell'esortazione Gaudete et Exultate che abbiamo ieri commentato durante l'incontro di Catechismo degli Adulti, che dedica ampio spazio alla preghiera, anzitutto alla dimensione intima della vita con il Signore. La seconda parte invece del Vangelo di oggi fa riferimento alla venuta dello Spirito Santo, e l'ultima parte è l'annunzio della partenza di Gesù, no? Avete inteso, l'ho detto, vado e tornerò a voi, se vi amaste mi rallegrereste che io vado al Padre. Quindi l'amore verso Gesù, la discesa dello Spirito Santo è quello che opera dentro la nostra anima, e la partenza di Gesù, che non è un andare via, lo vedremo meglio domenica prossima, che è l'ascensione, ma un rimanere con noi in maniera differente. Ora è bene approfondire la parte centrale del Vangelo. Quindi cosa dice Gesù? Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Allora, gli apostoli hanno avuto la fortuna di poter udire Dio che parlava con una voce simile alla nostra. Cioè Gesù, fino a quando è stato sulla terra, gli parlava. Cioè, quando qualcuno ci parla è abbastanza facile, insomma, ascoltare, riflettere e comprendere. È più difficile invece, credo, chi di voi non è d'accordo alzi la mano, ascoltare quando qualcuno ci parla dal di dentro, o il parlare non con parole udibili. E Gesù ci dice che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe parlato dal di dentro, che è lo Spirito Santo. Noi dobbiamo sapere che dentro l'interno del nostro cuore si muovono, come insegna la Chiesa, varie voci, e dobbiamo imparare a riconoscerle. C'è lo Spirito Santo. Poi vi ricordate il Catechismo, ci sono le buone ispirazioni che manda l'angelo custode. Questo non è molto facile accorgersi se è lo Spirito Santo che parla a persona, se parla attraverso l'angelo custode. Poi parlano le nostre idee, a volte molto convulse, confusionarie, non sempre molto chiare, e purtroppo parla pure il diavolo, purtroppo. Ecco, allora, Gesù dice: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, quindi cioè fino al momento in cui voi avete la grazia di udire la parola di Dio che vi parla in maniera intelligibile, facile, d'accordo? Perché sentite una parola umana, pronunciata dalla mia natura umana, ma è parola di Dio. Ma il Paraclito, sapete che è il Paraclito? Il Paraclito in greco significa, è uno dei nomi dello Spirito Santo, Paracaleo significa stare presso, e era il nome con cui veniva designato l'avvocato. Avete visto nei processi? L'avvocato sta seduto vicino al cliente e dice: sì, mo parlo io, da buono, so io quello che devo fare, senti a me. Ecco, lo Spirito Santo ci fa un pochino così, è questo che si chiama in questo modo, no? Però non ci parla con la voce di Gesù, ci parla dentro il nostro cuore. C'è lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, che cosa fa anzitutto? Vi insegnerà ogni cosa, lo chiamano i padri della Chiesa il maestro interiore, e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ora è chiaro, perdonatemi la battuta, no? Per ricordarci quello che Gesù ci ha detto, noi non dobbiamo sapere quello che Gesù ci ha detto, quindi dobbiamo conoscere il Vangelo, perché se no lo Spirito Santo che te fa ricordare. Quindi cominciamo da questa funzione, no? Cosa vuol dire? Mi trovo in una situazione che sto mandando a quel paese qualcuno, cosa fa lo Spirito Santo? Ti fa tornare in mente il Vangelo dove Gesù dice: se dice tuo fratello stupido, sarai sottoposto a giudizio. Se gli dici pazzo, sarai sottoposto al fuoco della Genna. Quindi se lo offendi gravemente te ne vai all'inferno. Quindi fammi sta zitto, non me ce lo fa mandare a quel paese.
Qualcuno ti ha fatto uno sgarbo, ti viene voglia di rompergli le ossa, ti viene in mente la parola del Vangelo, c'è lo Spirito Santo che dice: se qualcuno ti percuote la guancia destra, porgi anche l'altra. Quindi, anziché gonfiarlo, sopporti, eccetera. È chiaro però che perché questa funzione dello Spirito Santo vada bene, noi dal canto nostro dobbiamo impegnarci nel conoscere il Vangelo. C'è una frase di Papa Francesco che trovai scritta sul portone della parrocchia di Don Pier Paolo, quando era parroco della Cerenza, che era così: se volete fare contento il Papa, leggete ogni giorno un passo del Vangelo, perché non è possibile che noi cristiani, sicuramente questo non riguarda voi presenti, però è una cosa abbastanza diffusa, non conosciamo bene il Vangelo. Poi un'altra funzione: lui vi insegnerà ogni cosa dentro il vostro cuore. Qui apro una parentesi che ci aiuterà anche a dire qualcosa sulla giornata particolare che oggi anche come cittadini stiamo vivendo. Lo Spirito Santo parla dentro il nostro cuore, parla dentro la voce della nostra coscienza. Però per poter ascoltare questa voce dello Spirito dobbiamo imparare a pregare con la P maiuscola e a fare silenzio, a non fare sempre una vita condotta fuori di noi stessi, senza fermarci, senza riflettere, senza imparare a calmarci un po' e a fare discernimento. Ecco, il mese prossimo, se Dio vuole, vedremo l'ultimo capitolo proprio dell'esortazione del Papa, dove c'è una sezione che parla del discernimento, discernere quello che Dio vuole, quello che è bene e quello che è male, quello che è vero e quello che è falso. Allora, questa è un'operazione interiore. Perché vi dico che ci vedrà per oggi? Domanda: che cosa si vota alle elezioni politiche o alle elezioni in generale? Chi ascoltiamo? Chi strilla più forte, d'accordo? Oppure i giornali? Un giornale parteggia per una parte, un giornale parteggia per l'altra parte. Voi sapete che la Chiesa, nella sua come veste ufficiale, e deve essere così, non dice mai e non deve dire vota questo o vota quell'altro. Non si dice. Io non lo dico a nessuno, d'accordo? Perché il voto è segreto anche per questo motivo, perché noi non dobbiamo influenzare nessuno. Cosa dice la Chiesa? La Chiesa dice: ti metti in silenzio. La Chiesa dice: consiglia davanti al Santissimo Sacramento, ti informi, d'accordo? Per questo vale come per il Vangelo. Io non posso andare a votare a casaccio o sulla. Ti informi almeno a grandi linee su chi sono le persone, su chi sono i programmi. Conosci la tua fede cattolica e i valori importanti sia da un punto di vista umano che da un punto di vista cristiano e sceglierai lo schieramento e la persona che meglio o meno peggio, quando non è possibile andare sul meglio, rappresenta questi valori. Chi te lo darà il suggerimento? Come lo fai a capire? Entra in te stesso e impara ad ascoltare la voce della tua coscienza e del tuo cuore. Guardate, e concludo. La mia esperienza mi insegna, io ho conosciuto persone che hanno avuto una vita molto turbolenta, hanno fatto disastri su disastri, e poi a un certo punto, come figlio al prodigo, hanno detto: fermi tutti, cambiamo rotta. Però quasi tutte queste persone, quando ti raccontano il loro vissuto, ti dicono: sì, è vero che io a quei tempi non avevo una grande formazione cristiana, avevo fatto soltanto il catechismo della comunità della Chiesa, quindi tante cose bene non le sapevo. Quindi ho fatto un disastro senza rendermi conto perfettamente di quello che facevo. Però mi dicono sempre anche così: però io se qualcosa che non andava lo sentivo. Eccola là la voce della coscienza, capite? La voce della coscienza è delicata, ci suona un campanello piccolo piccolo e noi possiamo soffocarla. E la stragrande maggioranza degli uomini soffoca, cioè la parola dello Spirito Santo. Guardate che oggi viviamo in tempi che sono l'anti-Spirito Santo, perché lo Spirito Santo parla come si parla in chiesa. In chiesa si parla sottovoce, così come si parla in confessionale. Il diavolo parla come parlano nei comizi, strilla, urla, capite? Lo Spirito Santo no, perché se tu non ti fai attento, quello parla, ma tu non lo senti. Quando ci andiamo a confessare, dobbiamo attizzare l'orecchio vicino al confessore, se no non sentiamo, capite? Perché si parla sottovoce. In chiesa si parla sottovoce, lo Spirito Santo parla sottovoce. Per cui se non ci facciamo attenti, non impariamo a entrare in noi stessi, a pregare con la P maiuscola, d'accordo, a meditare, a fare silenzio, ci abbiamo questa risorsa che non la sentiremo mai, se non qualche piccolo suono di campanella, che se non siamo abituati prendiamo la campanella, la buttiamo via
e facciamo un sacco di guai, perché Gesù poi conclude, lo approfondirò nella prossima messa, che la pace, come capisci se stai o non nella volontà di Dio, se stai ascoltando lo Spirito Santo? Se stai in pace, cioè non sei turbato e non c'hai timore. Se sei turbato, vivi turbato e stai impaurito, angosciato in tante cose, non stiamo consonanti con la volontà di Dio che lo Spirito Santo nel nostro cuore cerca, se lo ascoltiamo, di trasmetterci e di farci comprendere. Bene, chiediamo a Maria Santissima, mentre il mese di maggio volge al termine, che ci aiuti. Lei era bravissima, ha sempre ascoltato lo Spirito Santo, era capacissima di riconoscerlo e di ascoltarlo, che ci aiuti a imparare, ecco, questo grande silenzio del cuore, questa orazione profonda che ci renda capaci di ascoltare la voce dello Spirito, di seguirne le ispirazioni per gustare fin da questa vita pace profonda e gioia vera, per non fare sciocchezze e per fare per quanto possibile in tutte le circostanze della vita le azioni e le scelte più giuste. Siamo lodati Gesù e Maria.